La promozione di un turismo lento, immersivo e sostenibile tra patrimonio storico e culturale, natura incontaminata e alta qualità della vita. Con queste prerogative, il comune di Tempio Pausania è entrato a far parte dei borghi più belli d'Italia, circuito turistico di eccellenza che riunisce i comuni che si distinguono per l'alta qualità dell'accoglienza turistica, della manutenzione e dello sviluppo. Riconoscimento prestigioso per il capoluogo gallurese e per il suo ricco patrimonio architettonico, storico, artistico e paesaggistico, prezioso strumento di promozione e di valorizzazione. Siamo molto orgogliosi di questo importante riconoscimento, ha detto il sindaco Gianni Addis, ed è nostra intenzione cogliere tutte le occasioni che potrà offrirci far parte della rete dei borghi, un vero e proprio circuito virtuoso grazie al quale realtà come la nostra hanno la possibilità di interagire, confrontarsi e di crescere. Crediamo nella capacità dei piccoli centri di generare economie e sviluppo sostenibile, come possono confermare, ha sottolineato ancora il primo cittadino tempiese, anche i tanti progetti di rigenerazione urbana che stiamo portando avanti in questi anni, per i quali intendiamo continuare ad investire in modo sempre più consistente. Abbiamo dedicato un grande impegno alla candidatura di Tempio alla rete dei borghi più belli d'Italia perché condividiamo i valori e gli obiettivi dell'associazione, ha sottolineato l'assessore del turismo Elisabeth Vargiu, ma siamo consapevoli che questo riconoscimento che ci inserisce in un circuito turistico di eccellenze italiane non è un punto di arrivo, ma solo di partenza di un percorso di valorizzazione, di obiettivi di qualità da raggiungere assieme alla città e a tutti i nostri concittadini. Il turismo delle radici, che costituisce uno dei valori primari della rete dei borghi più belli d'Italia, ha spiegato il rappresentante dell'omonima associazione Franco Cucureddu, anche per rispondere alle critiche di alcuni che hanno colto una valenza negativa e limitativa nel termine borgo, non è semplicemente un'operazione a carattere turistico-culturale, ma anche uno strumento strategico che consente alle amministrazioni locali che fanno parte della rete dei piccoli centri e alle aree interne di ricevere un sostegno concreto con investimenti mirati, di creare lavoro, benessere per le comunità residenti e particolarmente per le giovani generazioni.